Partirà il 1° giugno l'operazione Mari Sicuro 2019 in Abruzzo e coinvolgerà la costa di competenza da Giulianova fino a Termoli in Molise e alle isole Tremiti. Un centinaio militari impegnati con mezzi aerei e di terra. Importante anche il progetto Plastic Free che sarà realizzato dalla Guardia Costiera con il Ministero dell'Ambiente per contrastare la dispersione delle plastiche e microplastiche nell'ambiente marino. Quest'anno come Corpo dei Capitani di Porto abbiamo aderito alla campagna Plastic Free e in sede locale, grazie alla preziosa collaborazione di Mare Vivo, ma devo dire anche con la collaborazione di tutti i proprietari degli stabilimenti balneari, anche delle associazioni, stiamo mettendo in campo tutto quello che è possibile per sensibilizzare tutti i balneatori ad un uso corretto del mare, giusto per evitare la dispersione di plastiche. Attualmente i primi rilievi fanno sperare bene e probabilmente potrà essere l'effetto anche dell'apertura della diga foranea. Tenga conto che in questo ultimo periodo di piogge ce ne sono state e pertanto in genere il campanello d'allarme è questo: quando ci sono le piogge si rilevavano dei valori anomali. Attualmente diciamo che i livelli sono accettabili e l'augurio è quello che il nostro mare si mantiene così, mantiene in salute. Diciamo che ha tutti gli ingredienti Mare Sicuro, perché l'ho detto prima, è un'operazione che ormai è abbastanza datata, abbastanza solida, e si basa sull'esperienza anche degli anni successivi, si fa molta prevenzione e anche dall'analisi dei dati è una prevenzione che funziona perché crea consapevolezza.